Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì 23 luglio, sono Girelli Giuseppe, head coach di West Union CrossFit e siamo su Cipher TV. Vediamo il WOD del giorno. Il WOD del giorno sarà così composto dalla prima parte di forza, che sono 3 power snatch con 3 secondi in hold a knee e 3 secondi in hold in mezzo squat position. Per effettuare questo lavoro faremo un lavoro di warm up per riscaldamento sulle spalle. Saranno 3 round for time di 10 pass through shoulder, 10 snatch high pull e 10 thruster a bacchetta vuota. Poi faremo una fase di ramping di weight per lavorare il power snatch e salire col peso. Una volta effettuati i nostri lavori di power snatch andremo a vedere il WOD del giorno. Il WOD del giorno sarà così composto, sono 5 round for time di 15 power snatch, lavoro che abbiamo effettuato prima, e 30 wall ball, quindi lavoro con accosciata. Avremo lavori per avanzati, intermedi e beginner. Dove andremo a lavorare in questo caso? Andremo a scalare il peso che sarà per gli avanzati e gli intermedi, bilanciera 35 kg, per le donne 20 kg, la palla da 9 kg per gli uomini, 6 kg per le donne. Per i beginner sarà un lavoro a amphi barbell, bilanciere vuoto, 20 kg uomo, 15 kg donna, una palla da 6 kg per l'uomo e da 4 kg per le donne. Vediamo di mantenere un pace costante per questo WOD, di non partire troppo veloci per non finire in affanno già all'inizio e mantenere delle posture corrette che ci permettano di essere più economici durante l'esecuzione del WOD e finirlo nel minor tempo possibile. Grazie.